Stefano, ciao Domenico, sono Gloria e scusate se ho rovinato la vostra arte. Bentornati in un mio nuovo video, o meglio, nel nuovo video in cui ricreo la sfilata di Dolce & Gabbana della primavera 2020, primavera-estate 2020, con abiti ovviamente low cost che quindi possiamo permetterci un po' tutte. Attenzione, piccolo disclaimer, sono sempre outfit ispirati, non identici. Cerco soltanto di ricreare un pochino lo stile e di portare la sfilata in casa Glue Joint. Fatemi sapere quale look vi è piaciuto di più. Buona visione, mi raccomando, voi avete i posti in prima fila, ve li ho riservati. Troverete scritto il cartello Eccoci ritrovati nel Glofemini. backstage della sfilata di Dolce & Gabbana, ovvero il mio letto. Iniziamo subito con il creare il primo look. Vi ricordo sempre che sono degli outfit ispirati e non uguali, identici. Infatti, per questo look ho pensato di utilizzare, siccome non ho un vestito di questa bellissima tonalità, un vestito più o meno simile come modello, che è praticamente questo qui. Che avete già sicuramente visto nel mio video precedente, ne sono sicura. Come potete vedere, i modelli sono molto simili. Anche questo qui è un modello bodycon, quindi che è tutto aderente sul corpo e presenta tutti questi, come si chiamano? Pieghe? Boh. Ovviamente andiamo a completare il look. La bellissima modella ha un rossetto rosso, che vabbè, io ce l'ho di default. E sulla testa questa bellissima foglia con un girasole arancione. Ovviamente perché l'arancione è un complementare del celeste. Ma noi, siccome abbiamo un vestito rosso, metteremo sì il verde. Qui io già avevo preparato qualcosa. Metteremo una foglia verde in testa, che dovrebbe tipo andare più o meno così. Vabbè, questo è il mio outfit da casalinga disperata in quarantena, che dovrebbe andare più o meno così. Vabbè, capirò insomma come sistemarla, ovviamente. E pensavo di mettere, non avendo un girasole celeste azzurro, perché ci andrebbe benissimo come contrasto, metterò la mia solita rosa insieme alla foglia che ho appena decapitato e che metterò quindi insieme alla foglia sul vestito per creare lo stile spagnoleggiante. La modella inoltre ha come orecchini un paio di orecchini pendenti semplici, semplici, oddio, credo che siano veramente super appariscenti. Vediamo che cosa posso avere io più o meno di simile, perché io qui c'ho tipo un disastro. Questi sono belli, per esempio, potrebbero starci molto molto bene. Infatti credo proprio che metterò questi. Secondo me ci staranno benissimo perché è anche uno stile abbastanza. Perché non metto a fuoco? Anche perché è uno stile abbastanza appariscente, quindi secondo me ci staranno benissimo. Come scarpe, la modella ha un paio di open toe gioiello che io non ho perché odio le open toe, cioè non mi piacciono per niente. E quindi credo proprio che completerò il look con un paio di scarpe di sandalo dorato che ci sta molto bene nel complesso. E quindi via con il primo look! Secondo look, che è questo completo di gonna e crop blazer, completato con un paio di décolleté con il tacco, un calzino e un paio di mega orecchini. Come sempre, Dolce & Gabbana molto discreta, ma io lo adoro per questo. Quindi andiamo a creare il look. Io in realtà ho qualcosa di molto simile, composta da me, cioè ho comprato la gonna a parte, che è una semplicissima minigonna nera ad alta vita o a vita alta, un po' come volete voi. E sopra ho
completerò il look con un crop blazer. Come potete vedere, questo è un mini blazer, appunto crop. L'unica differenza da quella di Dolce & Gabbana è che qui i bottoncini sono bianchi, ma ce li facciamo andare bene lo stesso. La nostra signora ha i capelli semplicemente legati, niente di che. Ora troveremo gli orecchini ed ha un paio quindi di décolleté nere col calzino. Io ho appena rubato da mia madre un paio di calzini, questi qui sono a rete, quindi non sono in... non sono come calza, sono in rete, ed hanno però il dettaglio molto carino di avere questa mini perlina. Siccome sappiamo che Dolce & Gabbana è sempre abbastanza too much nei suoi look, credo che Stefano e Domenico apprezzeranno i miei calzini a rete sicuramente. E come scarpe utilizzeremo, permesso, utilizzeremo le mie solite décolleté che utilizzo praticamente sempre. Orecchini io metterei gli stessi di prima, perché secondo me ci stanno molto bene, sono quelli più appariscenti e vistosi che io abbia, e quindi direi proprio che ci siamo e possiamo andare con il secondo look. Via in passerella! Questo qui in un completo utility, quindi tessuto trench con questa acconciatura, una mega collana, un paio di décolleté col tacco, un look casual ma è chic ed elegante allo stesso tempo, ed io credo proprio di avere quello che mi serve, anche se questa camicetta la devo un pochino stirare, è un pochino stropicciata, ma vabbè, ora la stiro. Devo dire che anche la modella non ha proprio la stessa identica tonalità di beige, infatti anche qui abbiamo una gradazione, una più fredda ed una più calda, ma ce la facciamo andare bene lo stesso. E ovviamente il modello non è identico, ma è comunque una camicia in tessuto simil trench beige a maniche corte, quindi potrebbe starci molto bene nel complesso, devo dire. Tutto così stropicciato in questa ripresa. Continuiamo a creare il look. La modella ha una collana con delle perle, tipo, che io non ho ovviamente, ma cercherò di ricrearla in questo modo. Ho appena preso sempre dall'armadio di mia mamma, perché queste cose io non ce le ho. Tipo di mettere una collana con delle perle così e poi mettere un altro giro di perle in questo modo per poter creare questo mood un po' abbastanza, non so come chiamarlo, però comunque potrebbe starci bene, vedremo nel complesso poi come ci sta. E mi sono appena resa conto che non ho un paio di décolleté nude. Ecco, quando faccio questi video ogni tanto mi rendo conto di cose che mi mancano, le cose base, tipo, perché compro sempre cose strane, le cose base mancano, tipo un paio di décolleté nude. Credo che a questo punto completerò il look con un paio di décolleté dorate, che comunque ci stanno bene. Ho deciso che farò libera interpretazione, mi dispiace Dolce & Gabbana, ma il foulard non lo metto perché non lo trovo. Come borsa, semplicemente, terrò in mano questa qui e la porterò... Oddio, help! E la porterò in questo modo sotto il braccio, non so se si capisce, così, un po' come, oddio, l'affanno perché ho fatto le scale. Non sarà proprio uguale, ma molto ispirato, perché una tendenza sarà sicuramente la stampa tropicale per quest'estate 2020. E quindi ho deciso di fare un mix, perché ho trovato su Shein questo vestito che ha una stampa che è praticamente tropicale e molto molto simile a queste stampe.
e quindi secondo me ci stava molto bene. Ovviamente il modello non è uguale, ma è un semplicissimo vestitino che può anche essere riutilizzato per uscire, quindi niente di esagerato. Ma mi piaceva molto perché ha poi questi pappagalli di questo color blu bellissimi, secondo me veramente super particolari. E quindi vorrei completare il look, dato che il vestito è corto, come fa in questo caso la modella, con un girasole tra i capelli. Ed infatti ho anche il girasole finto, che secondo me ci sta benissimo nel complesso, quindi legherò i capelli. E credo che metterò anche una cintura, ora vedo, perché vorrei che ci fosse qualcosa che vada a sottolineare il tutto. E probabilmente, dato che in questo look viene usato anche molto il dorato, come cintura utilizzerò questa qui. Anche perché secondo me Dolce & Gabbana ha proprio anche questo stile con queste medagliette e potrebbe starci bene per poter smorzare tutto il look e dare un tocco, un accento in più. E quindi per poter dare lo stesso tocco che ha dato Dolce & Gabbana nell'outfit, quindi una zeppa abbastanza evidente, perché secondo me ci sarà tantissimo e ritornerà di moda e io non ho niente. Però ho trovato sempre nell'armadio di mia mamma, perché lei non butta via niente, quindi la moda ritorna e mi ritrovo cose ogni tanto che possono ritornare. Utilizzerò questo sandalo qui, che secondo me ci sta benissimo perché riprende la fantasia del rosso dell'uccello, e il fatto che ha questa punta qui dorata, non l'abbiamo mai usato, sono praticamente nuovi perché poi sono passati subito di moda, vabbè. La punta dorata richiamerà la cintura. Ecco, come borsa non hanno niente, hanno solamente un paio di orecchini. Ok, come orecchini metterò solamente, riuscite a trovarli, ce li ho, eccoli, loro ci stanno da Dio, richiamano le scarpe, richiamano il dorato della cintura, e il giallo ci sta benissimo, e quindi questo è il look completo che può anche, in questo caso, sfilare. Via! Passiamo al quinto ed ultimo look. La modella in questo caso indossa una camicetta in arganza animalier con sempre un pantaloncino in simil pelle animalier. Allora, per la camicetta ci siamo assolutamente, perché, scusate il disastro, ma sono in fase creativa, va bene? Oh, in più sono in quarantena, siamo in quarantena e sto per impazzire. Quindi, questa qui ce l'ho. È una camicetta in organza che secondo me sta anche al contrario, infatti, che devo dire essere molto molto simile. In teoria, perché ci sta, cioè ci sta, e sì che ci sta, ma il pantaloncino non ce l'ho, ed è per questo che della stessa collezione Dolce & Gabbana Baglio Joint utilizzeremo il pantaloncino di prima, perché secondo me l'animalier con il tessuto trench ci può stare anche molto bene, perché ovviamente sono dei colori neutri, quindi ci sta benissimo. Mi dispiace soltanto che mi vedrete poco abbronzata e probabilmente vi farò paura perché sono praticamente una mozzarella. Ma vabbè, per la moda questo è altro. Noi qui scriviamo la moda. Capelli come sempre legati, anche lei ha tipo un foulard sul rosso, rosa, non capisco che colore sia, che io ovviamente non ho. Dolce & Gabbana la prossima volta un pochino più facile. E come scarpe userò sempre i miei sandali dorati. Non ci crederete, ma mi è venuto in mente che io un foulard sul rosso ce l'ho. Ma l'unico problema è che è di Moschino. Quindi c'è un piccolo conflitto di interessi qui, che vabbè, anche questo lo legherò in testa.
No, magari non così, ma... Vabbè, ok, ok, abbiamo capito. Quindi ce l'abbiamo anche questo, che si abbina alla perfezione con gli orecchini, con i sandali, ci siamo. Quindi il quinto e l'ultimo look può sfilare sulla passerella di Dolce & Gabbana. Vai, Velo Joint. Three, two.